dal miscuglio delle acque che nascono le cose migliori. Quando il Po si getta nell'Adriatico, il miracolo si ripete. Dopo aver attraversato la pianura padana, il fiume porta il nutrimento e fa nascere mitili e bombole. L'acqua si fa salmastra e cambia ad ogni piena ogni secca del Po, così i prodotti di questa sacca non sono mai uguali. Non a caso la marineria di Gorino è la più grande d'Italia, tutti i pescatori, discendenti degli antichi anguillari che sul corso del fiume non pescano più. Quella delle anguille è una delle pesche più tradizionali qua. Sì, però con gli anni però è andata calando molto il calo come quantità di pescato. Quindi anche molti pescatori hanno abbandonato. Sì, tanti hanno abbandonato. Ora la pesca più redditizia è quella delle vongole, che finiscono sulle tavole di tutta Europa e che con i ristoranti chiusi sono rimaste sul fondo della laguna ad ingrandirsi a dismisura. Siamo nella parte finale, diciamo, del fiume Po, e qui che ormai è rimasta l'ultima vera pesca del fiume. Ancora questo ambiente ce lo permette, ma soprattutto perché oltre alla passione è una pesca che dà soddisfazione, proprio perché tu non sai cosa la natura ti regalerà il mattino, cosa ti donerà il mattino da portare a casa per i tuoi figli. Ci siamo equipaggiati per andare a vedere un allevamento molto innovativo, oltre a quello classico delle vongole che c'è qui a Goro, ed è quello delle ostriche. Andiamo a vedere quei filari. Sembra un mito, ma è la realtà. I pescatori hanno iniziato a trovare alcune di queste vongole color oro e per gioco hanno iniziato ad accoppiarle. Oggi sono una realtà importante che apre un inaspettato capitolo per la pesca sulla foce del fiume. Lei è francese, è venuto sì, qua a fare le ostriche in Italia. Ma quali sono più buone? Queste qua o quelle francesi? Cioè, questo è un di gusto. Sicuramente non ha niente di invidiare a quelle francesi. Questo qua è sicuro. Vola nell'aria, pensiero mio.